interessi economici e commerciali, per esempio, no, sono soprattutto quando si fanno delle gare, per esempio, no, ci possono essere delle comunicazioni in particolari tipologie di processi produttivi, di particolari cose che chiaramente devono rimanere segreti, perché sennò la concorrenza se ne potrebbe appropriare. Quindi sono evidenti, come sono evidenti i casi in cui bisogna tutelare il diritto d'autore, eccetera. Dicevo, la tutela della privacy è l'argomento principe e quello che più spesso può generare dei problemi, proprio perché si tratta di bilanciare queste due esigenze, la conoscibilità da una parte, la privacy dall'altra, ed è un equilibrio, devo dire, che nello specifico è sempre difficile. È sempre difficile, e lo vediamo tra l'altro nei vari pareri, è simpatico, tra virgolette, dell'ANAC e del garante della privacy, perché ovviamente l'ANAC dice sempre l'autorità anticorruzione, pubblicare è tutto pubblico, pubblicare tutto e così via. Il garante della privacy invece tira indietro, dice ma attenzione. E quindi poi il singolo funzionario che magari ha il compito poi di rispondere si trova sempre con la spada di Damocle sulla testa, per cui non sa mai come, oppure molte volte si trova in grandi difficoltà. Però vedremo che la legge affronta anche questo aspetto, che è quello più, non a caso, più delicato. Allora, la tutela della privacy. Allora, nella privacy, nella normativa attuale della privacy, si distinguono due grandi categorie di dati: i dati comuni e i dati sensibili. I dati comuni sono nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera. Sono tutti quelli, diciamo, per fare prima, non sensibili. E quali sono i dati sensibili? I dati sullo stato di salute, quindi se ha una malattia, se ha una patologia, quindi se sono invalido, disabile, eccetera. I dati idonei a rivelare la vita sessuale, quindi i miei gusti e le mie preferenze sessuali, chiaramente, sono molto delicate. I dati identificativi dei beneficiari di aiuti economici. Chiaramente, se io chiedo un sussidio al comune, lo chiedo perché sono in condizioni di estremo disagio, e questo dato non deve essere manifestato per evitare appunto eventuali pregiudizi all'immagine della persona. In questi casi è comunque possibile l'accesso parziale oscurando i dati, quindi io posso cancellare fisicamente il nome della persona che ha ricevuto il beneficio, ma il cittadino che lo chiede saprà che io ho dato a X un contributo di tot euro per questa ragione, così via. Dicevo, il discorso della tutela dei dati sembrerebbe abbastanza chiaro e sufficiente. Ci sono questi dati che non vanno pubblicati e così via. Il problema, sapete qual è? È che da altri dati comuni io posso risalire a dei dati che sono sensibili. Per esempio, dati sensibili sono quelli sulla religione, no? Di una persona, quindi il credo religioso di una persona. Allora è nato un problema negli aerei, nel menù degli aerei. Perché? Perché gli ebrei chiedevano, o i musulmani chiedono, un menù che non contenga certe cose. Quindi io, dalle scelte che mi fa una persona del menù, posso dedurre con una certa precisione qual è il suo credo religioso. Quindi, come vedete, questo è un esempio, no? Un esempio è molto delicato, perché tante volte io da dati comuni posso in qualche modo risalire al pensiero politico della persona. Per esempio, se io comprerò quasi tutti i miei libri su Amazon, e Amazon è sicuramente in grado di capire qual è il mio pensiero politico dei libri che leggo, senz'altro. Quindi una libreria, se volete un libraio di fiducia, è chiaro che se voi andate al libraio di fiducia e comprate Il Capitale di Marx, solo Carlo Cardarelli, cioè può essere solo lui per comprare Il Capitale di Marx, perché è un tomo abbastanza ponderoso, no, voglio dire, no, oppure compro un altro libro e automaticamente. Quindi vedete come il dato comune
molto spesso è facile si possa tramutare in dato sensibile. Ecco perché il garante comunque è molto restrittivo, perché c'è un altro principio comunque che noi spesso, devo dire, dimentichiamo, cioè il principio della proporzionalità. Cioè dice il garante, i dati, anche quelli comuni, li devo rivelare il meno possibile, cioè sono quelli che sono necessari per lo scopo che tu richiedi. Anche un dato comune, se per te cittadino che fai una richiesta di accesso generalizzato in fondo non è importante, perché appunto la tua finalità non è tanto quella di sapere il nome e cognome di chi, ma per esempio quanto il comune ha speso su una certa questione, allora io, pubblica amministrazione, ti cancello i dati anche se sono comuni, perché tu non ne hai bisogno. Quindi perché devo far girare tutti i nomi, cognomi, eccetera, e così via? Un'altra questione, per esempio sui curriculum vitae, dice il garante giustamente di non pubblicare il curriculum con la firma. Perché? Perché io la firma la prendo, la posso falsificare, la posso imitare. C'è motivo quando dico che quel curriculum pubblicato è di Mirko Trapè, eccetera, eccetera, è sufficiente. C'è bisogno di sapere dove abito? No, non c'è bisogno di sapere. Se il mio curriculum viene inviato per valutare le mie capacità professionali, dove risiedo, risiedo, non ha importanza. Quindi non pubblicate l'indirizzo, perché magari uno scocciatore, il numero di telefono, uno scocciatore prende l'indirizzo e si presenta a casa tua tutte le mattine alle 3 per farti rispetto, ti bussa, ti bussa e ti sveglia. È da finire che il garante ha detto alla compagnia aerea che non sono dati che non devono essere rivelati per nessun motivo, sono dati di fatto sensibili, perché indirettamente io posso risalire al dato. Quindi devono essere tutelati, quindi è chiaro che la hostess che prende lo deve conoscere, perché lei mi deve, se no non mi può portare il pranzo, ma lei non lo può dire, non può raccontare in giro, oppure quei menu, quell'elenco non vanno, magari vanno distrutti o comunque non vanno consegnati nelle mani di altre persone che non sono tenute a conoscere. Cioè il principio è dei dati sensibili, che solo chi per legge è strettamente obbligato a conoscere. È chiaro che il medico, se mi deve operare, deve conoscere i dati della mia salute, ovviamente, no? Ma lui sì. Ma magari il medico di quel reparto, il medico di un altro reparto che con me non c'entra niente, in quel momento non c'ha bisogno. Il giorno che andrò da lui, lui ne avrà bisogno e lui avrà diritto di conoscere. Con questo il principio. Quindi diciamo di ridurre al minimo la conoscenza e il trattamento dei dati. E andiamo al segreto di Stato, che chiaramente è quello che più di tutti viene escluso. Sappiamo nella nostra storia che anche a sproposito è stato spesso opposto il segreto di Stato. Insieme al segreto di Stato abbiamo altri segreti, come il segreto bancario, scientifico industriale, come dicevo, la corrispondenza professionale d'ufficio, sono sempre previsti dalla legge. E in questo caso abbiamo un rischio, rivela l'ANAC, di esclusione dall'accesso documentale previsti alla legge 241. Si possono porre dei problemi di rischio di sovrapposizione delle norme, perché poi, come sempre accade, le norme spesso fanno a cazzotti tra loro. Allora, se il richiedente, in questo caso l'ANAC dice questo, se il richiedente ha motivato l'istanza con l'esistenza di un interesse diretto, concreto, attuale, cioè se ci sono quei requisiti che mi consentono di utilizzare l'accesso della legge 241 del 90, allora l'accesso generalizzato lo posso considerare come accesso ex legge 241 e in questo caso quindi accoglierlo. Sono, sì, non vorrei entrare troppo nei dettagli perché non vorrei appesantirvi troppo la questione, però diciamo l'accesso della legge 241 e l'accesso generalizzato, ognuno dei due ha delle caratteristiche che lo rendono più incisivo sotto certi punti di vista, perché l'accesso con la 241 mi consente anche di andare un po' oltre quei divieti che mi oppone
invece l'accesso generalizzato, nel senso che se io ho un diritto, ho una necessità di tutelare un mio interesse ben preciso, esempio banale, devo andare in giudizio, voglio far caso a una persona, a un mio vicino perché ha costruito a distanza interiore eccetera eccetera, io voglio sapere, mettiamo se lui ha chiesto il permesso al comune, se eccetera eccetera. Allora, con l'accesso generalizzato mi può essere opposto il rifiuto, perché magari vengo a conoscenza di aspetti e quindi mi potrebbe essere dato un accesso parziale o oscurando il nome. Invece con l'accesso alla legge 241 ho il diritto di averlo, perché devo tutelare il mio diritto alla giustizia, tutelato dalla Costituzione anch'esso. Però devo motivarlo. Nella 241 lo devo motivare, questa è la differenza, mentre con l'accesso generalizzato no. Lo devo motivare perché devo dire qual è il mio interesse, quindi diciamo è più oneroso sotto certi profili, ma nello stesso tempo mi consente di andare un pochino più a fondo. L'accesso generalizzato mi consente di non motivare, quindi di non dire nulla e di avere un ampio spettro di dati che posso richiedere, però diciamo un po' meno in profondità. Ovviamente quando noi, il caso che facevo prima, quando noi parliamo di accesso, è molto probabile che noi chiediamo l'accesso di documenti che non sono solo della pubblica amministrazione in quanto tale, ma coinvolgono anche un'altra persona che viene chiamata controinteressato, e quell'altra persona potrebbe non essere per nulla d'accordo con me circa il fatto che l'ente dia dei dati così. Allora che cosa prevede la legge? Prevede che ci sia chiaramente l'interpello e la valutazione della posizione anche dei controinteressati. Questo già c'era nella legge 241, che ci diceva che nell'accesso documentale chi sono i controinteressati? Sono i soggetti che sono individuati, facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che però, attenzione, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Se io chiedo un dato che non è riservato, allora non c'è un interesse, anche se, come dico, poi dopo il garante, su questo ho sempre da dire, perché il garante dice sì, è proprio necessario, lo devi proprio dire, perché se puoi fare a meno è meglio. Nell'accesso civico generalizzato invece sono è quasi identico, parliamo di poche parole, ma spesso basta una parola per cambiare il senso della norma. Sono controinteressati tutti i soggetti individuati, facilmente individuabili, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso uno dei diritti che ai sensi della legge della trasparenza escludono o limitano l'accesso medesimo. Quindi diciamo la compromissione nell'accesso generalizzato è limitata a quei diritti che la legge stessa stabilisce possano escludere o limitare l'accesso. Quindi la pubblica amministrazione dà comunicazione ai controinteressati della richiesta, c'è tutto un procedimento stabilito dalla legge che possiamo anche saltare, nel senso che i controinteressati hanno un termine per presentare opposizione, la richiesta intanto è sospesa e la pubblica amministrazione però alla fine, dopo aver fatto tutti gli interpelli del caso, deve comunque prima di tutto sempre rispondere espressamente, quindi non può stare zitta, deve dire sì o no. Io ho fatto domanda accesso generalizzato e tu di amministrazione devi dire sì o no, me lo devi dire entro 30 giorni da quando te lo richiedo, salvo le sospensioni legate all'interpello dei controinteressati, eventuali ricorsi. La devo motivare, anche se la accolgo devo motivare perché dopo i dati, quindi non solo se te la nego, e la risposta va comunicata al richiedente e al controinteressato. Quindi nel caso di accoglimento che succede? Se ci troviamo di fronte all'accesso semplice, cioè a quei dati che dovevano essere pubblicati, semplicemente l'amministrazione li pubblica, ne dà comunicazione agli interessati, gli dà il link, dice guarda il dato che mi ha chiesto l'ho pubblicato e questo è il link, fatelo vedere. Mentre l'accesso generalizzato deve semplicemente trasmettere i dati e i documenti richiesti, salvo
l'opposizione del corto interessato che, attenzione, non è che impedisce l'accesso, non impedisce l'accoglimento e la comunicazione dei dati, semplicemente da termine lo prolunga, prolunga l'attesa di 15 giorni perché magari il contro interessato può agire giudizialmente, può andare a TAR per esempio e impugnare il provvedimento. Quindi, il rifiuto, il differimento, la limitazione, dicevo, devono essere motivati con riferimento ai casi previsti dalla legge, quindi sono casi la regola dell'eccezione e la regola generale, quindi l'accesso alla regola generale. Il rifiuto, il differimento, la limitazione devono essere motivati con i casi previsti dalla legge e quindi, come sanno tutti quelli che hanno studiato diritto, le norme eccezionali vanno interpretate restrittivamente e quindi vanno limitate ai casi espressamente previsti, quindi non è ammesso l'interpretazione analogica e così via. Che succede se la mia domanda di accesso generalizzato viene respinta, oppure viene riferita, viene limitata? Non mi si risponde nei 30 giorni. Posso chiedere al responsabile della prevenzione della corruzione, questa volta entra diciamo in corsa, di riesaminare la richiesta. Il responsabile ha 20 giorni per decidere con provvedimento motivato. Ecco, vi dicevo prima, la tecnica che ha individuato il legislatore per tutelare la privacy delle persone, cioè se sono coinvolti i dati personali, il responsabile della prevenzione della corruzione deve chiedere il parere al garante che si deve pronunciare. E se andate sul sito del garante della privacy sono pubblicati tutti questi provvedimenti che cominciano a essere piuttosto tanti e diciamo che qualche volta bacchetta le pubbliche amministrazioni dicendo qualcuno gli ha detto non vi trincerate dietro la privacy perché in questo caso non c'entra niente, dati gli dati. Quando si tratta di una regione, di una provincia, di un comune, quindi quando io faccio l'accesso generalizzato ad uno di questi enti locali, invece che al responsabile della prevenzione della corruzione mi posso rivolgere al difensore civico, il quale anche lui comunque in caso di dati personali deve chiedere il parere del garante. Il difensore civico però non è che si sostituisce all'amministrazione, semplicemente si pronuncia e dice se il diniego, se la risposta negativa è fondata o meno e lo comunica ricorrente alla pubblica amministrazione, quindi diciamo in qualche modo si gli alza il cartellino giallo ma non quello rosso. La pubblica amministrazione può quindi confermare il diniego entro 30 giorni, altrimenti l'accesso è consentito. Anche i controinteressati, come vedete è piuttosto complessa la struttura dell'accesso generalizzato, nel tentativo di bilanciare tutti gli interessi in gioco naturalmente il procedimento diventa sempre più complicato. Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, a sua volta il controinteressato può rivolgersi lui al responsabile della prevenzione della corruzione, quindi con la stessa procedura, richiedendo il riesame, oppure presentare il ricorso al difensore civico se ci troviamo sempre in presenza di atti e dati degli enti locali. E con questo diciamo che ho praticamente finito, e quindi riepilogando, per trasparenza amministrativa intendiamo l'accessibilità totale ai dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, di promuovere la partecipazione e di controllare il perseguimento delle funzioni istituzionali e l'utilizzo delle risorse pubbliche. L'accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti e informazioni di dati che non siano stati pubblicati sul sito. L'accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. L'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni e i documenti richiesti e non richiede motivazione. La legge individua i casi in cui l'accesso non è consentito se comporta un pregiudizio concreto
o specifici interessi pubblici possono essere pregiudicati, sicurezza, difesa, eccetera, o privati, privacy, corrispondenza, eccetera. Alla richiesta di accesso deve seguire entro 30 giorni un provvedimento espresso, motivato, della pubblica amministrazione che lo accoglie, lo nega o lo differisce. In caso di rifiuto, differimento, limitazione o mancata risposta, è possibile chiedere l'esame della richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e, nel caso di regioni enti locali, al difensore civico. E con questo finito, grazie. Ringraziamo l'avvocato Mirko Trappè, intanto che si prepara l'avvocato Fabio Troiani, aspettiamo 5 minuti, se è già pronto non lo so. Poi questi materiali a voi che avete firmato, eventualmente se avete lasciato le mail, ve li invieremo sotto formato elettronico, quindi avrete tutto quanto il materiale a vostra disposizione. Grazie. Eccoci qua, sì, direi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti. Il tema che mi è stato affidato, come vedete, proseguiamo sempre sul terreno dell'esame del concetto di trasparenza, ma lo andremo a vedere in combinato con la tematica della prevenzione della corruzione, per cui eccolo qua, trasparenza e prevenzione della corruzione, il sottotitolo è misure di tutela contro il rischio di abusi e gli strumenti di controllo diffuso. La scaletta del mio intervento quindi prevede: 1. La corruzione amministrativa, andremo a vedere cosa si intende per corruzione amministrativa e quindi il passaggio da un approccio di tipo repressivo ad uno di tipo preventivo. In secondo luogo faremo anche un breve richiamo al rapporto tra conflitto di interesse e corruzione, che poi la trasparenza e gli obblighi quindi di conoscibilità sono connessi proprio al fine. La trasparenza è vista come uno strumento e un obiettivo, per cui è chiaro che è uno strumento di prevenzione della corruzione. L'obiettivo è anche quello poi di favorire la partecipazione, come diceva correttamente il collega Trappè che mi ha preceduto. Da ultimo vedremo anche l'oggetto della conoscibilità. Volevo un po' sottolineare, è stato già detto appunto, si è fatto riferimento all'oggetto dell'accesso civico, ma volevo anche un attimo sottolineare la differenza che passa tra dato, documento e informazione. La ratio della legge 190/2012, quindi primo aspetto, abbiamo detto la nozione di corruzione amministrativa. La ratio della legge 190/2012, che è la legge cosiddetta anticorruzione sulla prevenzione della corruzione, è quella di favorire un coinvolgimento amministrativo nel contrasto
del fenomeno corruttivo, cioè la corruzione si è visto come è stata da sempre affrontata sul terreno repressivo, quindi con gli strumenti del diritto penale in sede giudiziaria. Ciononostante non c'è stata una diminuzione del fenomeno corruttivo, perché ovviamente sono cambiate le modalità operative, sono cambiate quindi tutte le pratiche da parte dei funzionari, da parte dei politici, per cui ci si è resi conto che affrontare questo fenomeno solo sotto il profilo repressivo e nell'ambito del penale purtroppo non ha sortito effetti, o comunque gli effetti sperati. Si è spostata allora la visuale al momento preventivo, cioè all'ambito amministrativo. Qui si segna appunto la novità introdotta dalla legge 190, cioè si passa da una nozione di corruzione intesa nei termini penali, cioè condotta posta in essere da un soggetto che deve avere una qualifica particolare, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, se guardiamo al reato di corruzione per l'esercizio della funzione, abusivamente, quindi senza averne alcun diritto, riceve denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa. Quindi capiamo molto bene come il reato di corruzione volgarmente può essere definito come il mercimonio della funzione. Cioè un reato, come si suol dire, a concorso necessario di persone, perché bisogna sempre essere in due, corruttore e corrotto, che fanno un accordo tra di loro, per cui c'è uno scambio, ecco il mercimonio, che esercita una funzione riceve abusivamente denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa. Capiamo bene che è molto difficile quindi andare a scoprire le condotte corruttive, se ne è parlato molto, no? Avrete sicuramente seguito anche tutti i lavori parlamentari, ma anche i vari interventi che vengono fatti costantemente, direi, anche a livello di opinione pubblica, a partire da, non so, magistrato dottor Cantone, che è presidente dell'ANAC, piuttosto che da Davigo, che si è occupato anche recentemente di queste tematiche. Capiamo bene come andare a denunciare condotte corruttive da parte di chi ne è stato parte è molto difficile, perché significa andarsi ad autodenunciare. Tant'è che una delle misure anche di prevenzione che qualcuno ha ovviamente avanzato sarebbe quella di prevedere degli sconti di pena per chi ovviamente viene a denunciare fatti che lo vedono coinvolto. Molto difficile far venire fuori fenomeni corruttivi anche per questa ragione. La sfida che il legislatore sta portando avanti è quella appunto di spostare la tutela dal solo ambito repressivo, quindi il terreno del penale, a un ambito invece preventivo. Si sposta quindi anche l'attenzione sulla cosiddetta corruzione amministrativa, che consiste in che cosa? In tutti quei comportamenti che evidenziano un abuso. Il concetto di corruzione amministrativa è più ampio rispetto a quello di corruzione penale, penalisticamente parlando, perché mentre il reato riguarda il mercimonio, quindi lo scambio, il ricevere abusivamente o l'accettare la promessa di denaro o altra utilità, la corruzione amministrativa invece tende ad andare a colpire quelle condotte che non si concretizzano in uno scambio, ma che ciò nonostante hanno ad oggetto degli abusi. Il funzionario pubblico che nell'esercizio della sua attività, come sappiamo, deve perseguire un interesse pubblico, tende ad agire invece non solo per perseguire interesse pubblico, ma anche per perseguire un interesse privato. Capite bene che è ancora più difficile andare a scoprire queste condotte, perché molto spesso non sono disvelate. Cioè quello che è l'interesse, il motivo che mi fa agire molto spesso, rimane nella mia intimità e viene svelato a volte solo a fatti compiuti.
cioè si comprende perché uno ha agito in un certo modo, molto spesso a posteriori. Quindi la nozione di corruzione che è stata introdotta dall'ANAC, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel primo piano nazionale di anticorruzione, sposta la visuale dal mero ambito penale, allargando a tutta quella serie di comportamenti e di situazioni nelle quali si ha un abuso da parte di chi agisce, da parte del funzionario, senza che vi sia necessariamente uno scambio, senza che ci sia quindi una elargizione, ma senza che ci sia anche un accordo, attenzione, perché qui si guarda tutte quelle circostanze nelle quali chi agisce abusa della propria funzione per il perseguimento di un interesse secondario, un interesse proprio, un interesse di terzi. Questa è la nozione di corruzione che abbiamo, molto più ampia rispetto a quella penalmente rilevante. E quindi in questa nuova visione, in questa nuova ottica di tutela preventiva piuttosto che solo repressiva, il legislatore con la 190/2012, ma anche con i decreti attuativi ed in particolare il decreto 33/2013, non dobbiamo dimenticarci che il decreto sulla trasparenza nasce in forza di una delega contenuta nella legge 190/2012. E quindi capiamo qual è il fil rouge che lega la corruzione alla trasparenza. La trasparenza è considerata come lo strumento idoneo a far conoscere l'attività amministrativa e quindi a prevenire gli abusi, non solo quindi i reati di corruzione, ma anche tutte quelle situazioni, quelle circostanze in cui ci possa essere un abuso da parte del funzionario agente. E allora le misure prescritte dalla legge 190/2012 sono fondamentalmente disegnate su tre vie, verso tre destinatari: le pubbliche amministrazioni, intese nel loro complesso, i singoli dipendenti, l'opinione pubblica. Le pubbliche amministrazioni devono adottare obbligatoriamente il piano triennale della prevenzione della corruzione. Questo piano ha natura triennale, ma deve essere aggiornato con cadenza annuale. Lo troviamo sui siti web delle singole amministrazioni. Se andiamo a vedere i siti web delle singole amministrazioni, troveremo il piano di prevenzione della corruzione triennale. A seguito della novella del 2016 con il decreto 97, in questo piano è andato a convergere anche il programma triennale della trasparenza. Mentre prima bisognava adottarlo come programma separato, per cui le amministrazioni avevano un duplice obbligo: adottare il programma della trasparenza e il piano triennale di prevenzione della corruzione, con la novella del 2016 correttamente è stato semplificato il primo adempimento, per cui si è previsto che il programma triennale della trasparenza possa essere una sezione, quindi essere allegato al piano triennale di prevenzione della corruzione e non essere più un programma a sé, separato e autonomo, proprio perché c'è questo insito collegamento tra la prevenzione della corruzione e la trasparenza. In secondo luogo, le pubbliche amministrazioni devono anche nominare il responsabile per la prevenzione della corruzione e anche il responsabile della trasparenza, che molto spesso tendono a coincidere questi due soggetti proprio per il fatto che vi ho detto essere intimamente legato l'uno all'altro profilo. Con riguardo invece ai singoli dipendenti, c'è l'obbligo di adottare il codice di comportamento che è stato adottato a livello nazionale con il DPR, come vedete dalla slide, 62 del 2013. Partendo da questo DPR,
ogni amministrazione ha l'obbligo di adottare un codice di comportamento. Vale la pena fare un piccolo inciso. Che differenza passa fra il codice disciplinare e il codice di comportamento? Il codice disciplinare è previsto dai contratti collettivi e riguarda l'esercizio e la prestazione contrattuale che è richiesta ad ogni dipendente. Il contratto di lavoro che lega il dipendente pubblico alla propria amministrazione ha natura sin dalla quantica, cioè vuol dire io ricevo una retribuzione perché sono obbligato ad adempiere a determinati compiti, a determinate obbligazioni. Il codice disciplinare va quindi a prevedere quelle che possono essere le conseguenze nel caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti. Per cui c'è l'obbligo di contestare immediatamente un'eventuale condotta che non rispetti gli obblighi contrattualmente assunti e a fronte della contestazione c'è ovviamente un procedimento disciplinare che si apre, che si può concludere o con un'archiviazione o con l'applicazione di una sanzione disciplinare. Il codice di comportamento invece, qui sta la novità, non riguarda le prestazioni contrattuali che uno deve porre in essere, o meglio, direttamente le prestazioni contrattuali, ma riguarda la tutela dell'integrità dell'azione amministrativa e la prevenzione dei conflitti di interesse. Quindi tende a conformare i comportamenti di ogni dipendente affinché tutti i soggetti che operano per conto della pubblica amministrazione, legati a un rapporto di servizio con la PA, ma potrebbe riguardare, attenzione, anche consulenti e soggetti esterni, proprio perché l'obbligo è quello, il dovere è quello di conformare i comportamenti di chiunque, siano appunto finalizzati a far sì che sia sempre perseguito l'interesse pubblico, l'interesse primario e non interessi secondari, cioè interessi privati. Tant'è che se andate a vedere il codice di comportamento, che cosa disciplina, che cosa prevede, ad esempio il divieto di ricevere regali o utilità se non di modico valore, comunque legati a delle consuetudini, l'obbligo ad esempio di comunicare al proprio datore di lavoro se uno è iscritto a delle associazioni. Qual è il motivo? Si vuol vedere se uno ha degli interessi verso soggetti terzi e quindi questa appartenenza ad un'associazione possa condizionare l'attività amministrativa che io vado a svolgere. Si devono comunicare i rapporti patrimoniali che un soggetto ha con terzi, soprattutto se ha cessato queste relazioni, e quindi si deve andare a vedere se aveva, immaginiamo un neo assunto, se aveva delle relazioni patrimoniali in precedenza, deve dichiarare che non abbia più queste relazioni ed eventualmente, se soggetti a lui legati, familiari, prossimi congiunti, conviventi eccetera, continuano ad avere queste relazioni. Il tutto quindi serve a prevenire possibili conflitti di interesse. Da ultimo, l'opinione pubblica. È stato già ampiamente detto dall'avvocato Trapelli, si prevede in capo all'opinione pubblica la facoltà di esercitare un controllo diffuso e generalizzato sull'attività amministrativa svolta attraverso lo strumento della trasparenza, da intendersi come conoscibilità generalizzata di dati e documenti detenute dalle pubbliche amministrazioni attraverso i due istituti della pubblicazione o del diritto di accesso, delle due accezioni che sono state ampiamente e compiutamente trattate. Quindi lo scopo della trasparenza, ricapitolando, è proprio quello di essere strumento e obiettivo. È uno strumento di prevenzione della corruzione,
è un obiettivo per favorire quindi la partecipazione, quindi la trasparenza come obiettivo è garantire un controllo diffuso da parte dei cittadini al fine di consentire la partecipazione, di favorire il controllo, di favorire anche quello che può essere il senso di appartenenza, quindi di ricostruire un senso di appartenenza e una fiducia nei confronti della pubblica amministrazione, che è la crisi vera che attanaglia e che ci caratterizza in questo momento storico.